ben ritrovati a Bob Gear, sono già presenti un sacco di belle moto. Io avrei tanta voglia di farli aspettare adesso e parlare con Massimo Ventimiglia di un aspetto molto importante, però non posso, dopo si arrabbia, sono vecchi poi anche, non posso, sono tanti, poi picchiano anche forte e allora comincio a parlare di moto incontro. C'è Subalter, ce l'hai già il microfono? Perché sono delle settimane che non vieni come Gaetano De Rosa? Perché non ci volete più bene? No, noi vogliamo benissimo, anzi le cose rare valgono di più, quindi vi teniamo da conto. Non vorremmo mai che da un giorno all'altro tac. Va bene, quindi, va bene. Esatto. Secondo me è andato a fare la spesa. Hai capito? Stasera l'ha portata. Sì. È una bella spesa. L'Olanda degli anni 70, Neskens, Van de Kerkhoff. Van de Kerkhoff, Willy e René Van de Kerkhoff. Erano due fratelli. Sono bellissime, è vero o no? Allora Walter, moto incontro, che cos'è? Cosa fa? Moto incontro epoca. Allora, questa sera sono qua per abbiamo portato alcuni pezzi per far vedere quello che noi faremo nella nostra manifestazione che ci sarà il 18 di giugno. Quindi parleremo poco delle moto, anche se sono cose un po' particolari, come vedi. E niente, siamo qua per presentare questa manifestazione che noi ormai è il 13° anno che facciamo, dove esporremo, ci saranno moto, manifestazioni, esibizioni, tante cose. Va bene, Orazio cosa fa? Chi è che ci parla delle moto? Tu Orazio? Allora, delle moto parliamo velocemente. Questo è un Mazzilli del 76, 175 motore Sash, costruito in 10 esemplari da Giorgio Mazzilli. Mazzilli ne ha prodotte dal 70 al 76 circa un 400 esemplari in tutto. Questa è completamente restaurata, no? Sì, completamente restaurata, motore Sash 7 marce, 175, quinta serie praticamente. È autografata sul fianchetto da Giorgio Mazzilli dall'altra parte. Un pezzo bello, diciamo, bello anche da vedersi. Dopodiché passiamo all'NSU. Il valore di quel Mazzilli, valore? Valore, considera che ne ha costruite 10, non so quante ne siano rimaste. Il valore è soggettivo, se confronti a una KTM che è stata costruita in centinaia di migliaia di esemplari, il raffronto è presto fatto, insomma. E quello è importante trovarne una. A patto di trovarne una. Ecco, completa, e dopo Orazio vi parlerà che noi nella nostra manifestazione ci sarà il Mazzilli Day come secondo anno, e lì ci saranno presente anche Giorgio Mazzilli e ci saranno delle belle cose da vedere. Quante moto ci sono in giro? Scusate, faccio delle domande da assoluto ignorante, quale sono? Quanti esemplari ci sono in giro di moto Mazzilli? Allora, costruite a suo tempo 400 pezzi, ne saranno rimaste un centinaio, forse neanche. Perché poi ci si conosce tutte, non arriviamo a 100 comunque, Poi dove vai? Scusa, ma qui con tutti i telefoni non capisco più un tubo. Mi suona quello, questo qui, mio padre che mi sta chiamando su questo, è fantastico. Perché vuol dire che c'è un problema. Se chiama mio padre vuol dire che c'è un problema sicuro. Vedo l'agitazione. Vogliamo fare la pubblicità? Se avete problemi ditemelo piuttosto. No. Andiamo via dritti, va bene, ho capito tutto ragazzi. Ma va bene così. Andiamo via lisci. Allora, dove vai adesso? Poi abbiamo quest'altro modello che è un NSU 200R. Dove la sigla R 201, dove la sigla R indica i modelli, quelli con la trazione a cinghia ancora. Questa è del 1929, una degli ultimi modelli proprio costruiti ancora con la trazione a cinghia. Monocilindrico, 200, 4 cavalli e mezzo faceva, pesa circa 100 kg, infatti una moto leggerissima, un po' strana da guidare, però è soddisfazione. Questo è un conservato trovato in queste condizioni, è rimasta così, solo spolverata e basta, funzionante. A Guglielmo Zappa, perché la guardavi con così tanta passione e ammirazione, mi sembra, no? Tu che sei un americano dentro. Le moto di quegli anni lì si somigliano tutte, perché grosso modo ho visto il cicchettino sopra dell'olio per fare per lubrificare quel cicchetto sopra il serbatoio, quello. E poi mi guardavo quel panale lì che, se non sbaglio, è di acetilene ed è molto raro perché sono i primi fanali correlativo serbatoio, no? Che dopo sono quasi stati tutti trasformati in elettrici, no? Cioè lo stesso fanale, hanno tolto la bomboletta lì, il recipiente, e hanno messo un bulbo elettrico dentro a dove c'era l'incandescenza, e trovarlo così intero è difficile perché, ripeto, arrivò l'elettricità e li cambiarono tutti, no? E comunque la trasmissione a cinghia è bellissima, perché la moto nasce così, nasce come una bicicletta su cui hanno piazzato un motore
di un cavallo e mezzo e le trasmissioni erano tutte a cinghia. Con relativo freno a pattino. Sì, 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 sì. Posteriore. E poi quando vedete il ferro comunque vi eccitate abbastanza. Ma la famosa corona. Il freno a pattino lo faccio vedere, è questo qua. Sì, sì, sì. Meraviglioso. Sì, la famosa corona. Cioè davanti abbiamo già un tamburo, però dietro. Sì, di freno c'è solo il nome comunque. Un'ipotesi, sì, sì. Una teoria di freno. Esatto. Esatto. Ma perché un rallentamento. Semplicemente le moto nascono come dei metodi di trasporto più economici delle macchine. Cioè non nascono come motociclette come le intendiamo oggi, no? E per cui la moto e la moto col sidecar, no? Che poteva portare tre persone. In realtà anche quattro. Motorizzava, certo, motorizzavano le persone a un costo di un terzo di una macchina di allora. Certo, per cui è una cosa attuale ancora adesso se ci pensiamo. E quando qualcuno dice è un po' strana da guidare, è certamente che è strana da guidare, perché deve cioè, è una bicicletta, alla fine è una bicicletta pesante con un motore di solito ricavati da motori anche agricoli, se non, cioè alcune aziende come Harley Davidson e altre hanno costruito ad hoc dei motori, ma i primi motori sono tutti derivati da ok. Poi Walter, adesso non è partito un allarme, no, allora è boicottaggio. Quello senti, è un Harley. Questo è un Harley. Va bene, sta chiamando il padrone, dice perché stai parlando di un'altra marca? Non devi parlare delle due volte ti avvisa, poi comincia a suonare. Esatto. Walter, invece questa l'hai portata per me, vero? Esatto, quella l'ho portata per te perché sapevo che ci tieni particolarmente, è un GT80 degli anni 80, semi-restaurato e questo ha fatto questo tutto. Questo ancora affondato d'aria, quanti cavalli faceva? Penso sui 20-22 cavalli, già allora. 20 cavalli. Ma esatto. Allo Zundapp stava davanti o no? Non mi espongo. Non ti espongo. Questa è un po' la rappresentanza. Dopo abbiamo quel motorino, se si può chiamare così. È bello chiamarlo motorino invece. Esatto, che anche questo ci sarà un'esibizione durante i due giorni della nostra manifestazione, ci sono tutti dei prototipi autocostruiti, insomma, più o meno. Va bene, in questa situazione. Va bene, i ragazzi li abbiamo fatti vedere. Che sono i ragazzi li abbiamo fatti vedere. Adesso i ragazzini qua. Scuderia. Tanto non funziona il cellulare, poi mi chiama mio padre adesso sicuramente, per cui va in onda anche lui. Passo la parola a Orazio che vi fa un attimo. Ciao Orazio, vai. Ciao, innanzitutto grazie per l'ospitalità. Allora io vorrei dire solamente due cose sul Moto Incontro. Moto Incontro è un'associazione no profit, da 13 anni organizziamo questo evento e la cosa fondamentale è che raccogliamo poi dei soldi e li doniamo in beneficenza, che è la ciliegina sulla torta. Chiaramente ci si diverte perché è passione, le moto fanno parte di noi da quando siamo ragazzini e di conseguenza è un lavoro per modo di dire. Moto Incontro quest'anno sarà su due giornate, e il sabato sera avremo delle esibizioni di jeep notturna con un campo creato apposta, delle esibizioni freestyle moto e freestyle bici con Paul Patrizzi, 6 volte campione italiano. La domenica sarà il classico, nella mattinata sarà il classico moto raduno con l'assembramento delle moto, il giro, le foto, l'aperitivo eccetera, e poi inizieranno tutte le attività ludiche che comprendono freestyle a terra, freestyle, salti freestyle acrobatici con Ema Angius che salterà con i suoi collaboratori, sempre le jeep, e la mattina ci sarà l'esibizione, chiamiamola garetta, con i motorini monomarca sempre sul tracciato che noi abbiamo predisposto. I ragazzi del 49.9 ormai è la decima, chiamiamola garetta, che organizzano sul nostro impianto, e io vorrei lasciare un attimino la parola a Paolino, così Paolino, fammi una cosa, vai là, dai, vieni qua, siamo già nelle canne stasera, attenzione, vai lì, Paolino. Paolino, volevo appunto che fosse lui che parlasse un attimino della loro passione. Prego, vai Paolino. Niente, noi siamo un gruppo di ragazzi che una volta ragazzi scherziamo, vai, ci siamo appassionati con questi ciclomotori monomarcia e abbiamo deciso di fare le nostre gare con i compagni di cornate della Moto Incontro, e abbiamo trovato dei partner ideali che ci hanno fornito comunque una buona compagnia prima di tutto,
e un terreno per fare queste tipologie di gare e niente, adesso... Molto bene. Senti, quanti cavalli avete tirato fuori da Compolini, da quel PUC? Di Rivero non l'abbiamo messo sulla... 160? Sì, più o meno. Non ha retto il banco prova e... Avete spaccato il banco prova. Fantastico, va bene. Sì, prego, Razio. No, volevo solamente aggiungere una cosa, che Moto Incontro si terrà sabato 17 e domenica 18 giugno a Cornate d'Adda, centro sportivo di Cornate d'Adda, e che naturalmente ci sarà da mangiare bene, perciò abbiamo una cucina fornitissima, avremo dei maialini che girano già sullo spiedo per essere pronti, perciò vi aspettiamo tutti. Tenete conto che ogni euro che verrete a spendere da noi poi finirà in beneficenza, che è la cosa più gratificante. Grazie ancora. Benissimo, grazie Lazio, grazie a Walter per i fantastici mezzi che ci avete portato. Grazie a voi. Bocca al lupo, se riusciamo veniamo a trovarvi, sarà un weekend un po' intenso quello lì, però va bene, ce la faremo. C'è Ivan che sta sgasando con la Stratos, vuol dire che è già partita due volte quando era qui in studio e adesso è partita anche là, per cui un 2 su 2 non male. Massimo, posso venire invece da te a parlare di un argomento che ci sta molto a cuore, quello dei bambini in moto, perché abbiamo parlato del problema dei seggiolini in una delle ultime puntate, abbiamo parlato di come per cui si deve trasportare un bambino in maniera sicura su un autoveicolo. Invece sulle moto spesso vediamo delle cose allucinanti, sia sugli scooter che sulle moto normali. Sì. Cosa dice la legge? Che cosa, come li volete vedere in giro i bambini? Ecco, questo è un argomento che ci sta a cuore, visto anche l'approssimarsi del periodo estivo, quindi è giusto parlarne. Vediamo anche su internet, ma anche su strada, delle cose molto bizzarre su come vengono sistemati i bimbi a bordo degli scooter e delle moto. Diciamo innanzitutto che il codice della strada prevede un'età minima per, secondo la quale il bimbo può salire a bordo di un motoveicolo, che è quella di 5 anni, quindi il bimbo deve aver compiuto almeno 5 anni. E l'altra cosa che dice il codice della strada è che il bambino deve essere sistemato sugli appositi sostegni previsti dal veicolo. Quindi ad esempio il fatto di mettere il bimbo nella Vespa, nella classica Vespa, all'impiedi tra diciamo, il guidatore e il manubrio, all'impiedi, ecco, questa è una cosa assolutamente pericolosa, perché per una serie di motivi, così come è pericoloso far sedere il bambino davanti, diciamo, al conducente. Questo, quello che stiamo vedendo è un modo corretto, cioè questi seggiolini che troviamo in commercio sono omologati? Qui c'è una questione da chiarire. Questi seggiolini, che vengono prodotti anche da ditte italiane conosciute, in realtà sono venduti all'estero tramite i canali internet o i canali di vendita ufficiali, perché in Italia non sono stati ancora omologati, manca un'omologazione, il codice della strada non li contempla come possibili, diciamo, strumenti che consentono di aumentare la sicurezza. In effetti è chiaro che quando il bimbo viene avvolto da un seggiolino di quelli, quindi sia sulle accelerazioni con la testa che poggia sulla schienale, sia diciamo, la parte avvolgente che riguarda diciamo, il busto e le gambe, chiaramente andiamo ad avere una maggiore stabilità del bambino sulla moto. Quindi è auspicabile che anche in Italia venga introdotto questo sistema per dare una maggiore stabilità del bambino. Quindi invece, tornando a quello che è previsto attualmente, è che il bambino appunto deve essere seduto sul sedile posteriormente rispetto al conducente, deve poter poggiare per la sua altezza con i piedi sulle pedane, quindi non deve rimanere sospeso perché diventa pericoloso, e possibilmente deve potersi ancorare anche con le mani sulle maniglie, qualora presenti. Quindi assolutamente è vietato portare il bambino, ecco, questa è una posizione corretta. Qui mi sembra di vedere che c'è una cintura, siamo molto creativi su questi aspetti. E è chiaro che un bambino molto giovane ha una difficoltà a rimanere stabile, soprattutto durante le curve e durante le fasi di accelerazione, perché la forza centrifuga... Ci dovrebbero essere i predellini per i piedi, ad esempio? No, appunto, la norma del codice della strada prevede soltanto che il bimbo può salire a bordo di quel determinato veicolo soltanto se lui riesce a appoggiare i piedi sulle pedane
che sono, fanno parte di quel veicolo. Dell'equipaggiamento, quindi standard può, del veicolo. Esatto, ci può essere l'ipotesi che su un determinato veicolo riesce a appoggiarle e su un altro no. Un altro quindi, no. A quel punto, se non riesce a appoggiarle, non può salire a bordo. Ecco, bisogna chiarire questa cosa. Questo è chiaro. Se non riesce a appoggiare i piedi sulle pedane del veicolo, non può salire a bordo. Non può salire a bordo. Massimo, ci sono delle zone d'Italia dove si abusa un pochino di più rispetto ad altre della... Beh, chi della, viaggia un po' nella nostra penisola, effetti... Ci sono delle zone dove appunto si vedono anche più bambini a bordo dello stesso, anche tutta la famiglia, quindi papà, mamma e due o tre figli collocati a mo' di pacchi nelle varie zone. E in che zone tipo di pene si incorre? Se dovessimo essere fermati da una pattuglia, cosa succede? Al di là del fatto che è pericoloso, per cui non va fatto innanzitutto perché è pericoloso e poi si contravviene al codice della strada, immagino. Certo, qui la sanzione è di 80-81 euro, ma quello che sorprende è che non ci sono punti da detrarre dalla patente, quindi è una sanzione tutto sommato poco incisiva, quindi questa norma del codice della strada effettivamente andrebbe rivista, sia per quanto riguarda la possibilità di inserire un seggiolino supplementare, sia per, diciamo, inasprire un po' le sanzioni, perché sembrano piuttosto blande, sembra che sia rimesso tutto un po' alla volontà dei genitori più che, insomma, al dover rispettare delle norme. Volevo farvi vedere questa, non trovo più, guarda, te la facciamo vedere anche se è piccolina, vi chiedo scusa, però questa è una scena abbastanza tipica, no? Che soprattutto nelle ore del trasferimento da casa a scuola, effettivamente qualcuno magari ci casca, è comodo, lo metti sullo spazio che c'è tra lo scudo anteriore e il sedile, alla fine ti sembra quasi che sia più sicuro il bambino. In realtà, come vediamo, un vostro agente interviene. Sì, in effetti questa è una posizione che dà anche fastidio al conducente, soprattutto perché comunque impedisce la visibilità. Poi i bambini, come sappiamo, sono molto instabili, sono irrequieti, non riescono a stare fermi in una posizione per molto tempo, quindi sono distratti e queste distrazioni vengono poi trasmesse al conducente, mettendo poi a repentaglio anche la sicurezza sia per loro che per gli altri utenti. Caro Massimo Avvocato? Soprattutto, come diceva il comandante, è rischiosissimo perché il bambino poi cerca magari di accelerare, di inserirsi nei comandi del veicolo e quindi può portare anche a degli incidenti gravi, insomma. Perdita di controllo da parte del conducente. Le sanzioni sono un qualche cosa che giustamente il nostro legislatore dovrebbe andare un po' a rivedere, perché va bene prevenire, però anche poi reprimere quando ci sono delle situazioni gravi, soprattutto in caso di incidente. Allora a questo punto sarebbe opportuno. Certo, assolutamente. Su questo aspetto purtroppo abbiamo registrato un incremento di decessi di bambini a causa di sinistri stradali, da 52 abbiamo avuto un incremento quasi del 10%, quindi è una situazione, questo è un dato ASAPS a livello nazionale, è una situazione che comunque bisogna monitorare, bisogna fare qualcosa, ecco. Perfetto, grazie mille. Torniamo a parlare di tematiche legate alla disciplina stradale, ai buoni usi che dovremmo tutti seguire sempre con molta attenzione. So che abbiamo dei problemi tecnici, poi cercheremo di riproporre la parte che su alcune zone non è andata in onda in diretta nella parte finale di Bob Ghieri questa sera. Purtroppo abbiamo bisogno di qualche puntata di assestamento, ma fa parte, insomma, delle migliori famiglie, no? Lavorare per migliorare, ci arriveremo. Andiamo, se siete d'accordo, a vedere una prova interessante, quella di una scrambler, anche lei molto particolare, ci riporta a un utilizzo della moto fantastico, quello nel deserto, per cui una moda molto americana. Ducati ha interpretato così, con questa scrambler molto particolare, questa filosofia. Il nome Desert Sled, slitta da deserto, si riferisce a quelle moto di serie con cilindrata superiore ai 500 cm3 che i rider californiani preparavano in modo molto intelligente
per le cavalcate nel deserto. Per cui cosa facevano? Montavano telai rinforzati, sospensioni rinforzate, ruote a raggi e poi dei pratici paramotore per evitare che i detriti sfondassero tutta la zona del motore stesso. Per cui la Ducati ha pensato di creare un modello che si ispirasse a questa filosofia, senza però dimenticare il lifestyle e tutto quello che concerne un marchio come quello Ducati o Scrambler nello specifico. È nata così la Desert Sled, adesso vado a provarla per voi. Il propulsore della Desert Sled è il super classico bicilindrico AL di casa Ducati con distribuzione desmodromica a due valvole per cilindro raffreddato ad aria da 803 cm3. La potenza 75 cavalli a 8250 giri minuto e la coppia di 68 Nm a 5750. Iniezione elettronica con corpo farfallato del diametro di 50 mm e l'impianto di scarico con monosilenziatore in acciaio inossidabile, cover dei terminali in alluminio, catalizzatore e doppia sonda lambda garantiscono l'omologazione Euro 4. Il cambio è a 6 marce, con frizione, a PTC multidisco, in bagno d'olio con comando meccanico. Il telaio, anche questo, super classico, traliccio in tubi di acciaio. La sospensione anteriore è una forcella a cagliava a steli rovesciati da 46 mm completamente regolabile. L'escursione della ruota anteriore è di 200 mm e la ruota anteriore è un cerchio a raggi in alluminio da 19 pollici sul quale è installata la Pirelli Scorpion Rally STR 120/70/19. La sospensione posteriore progressiva con monoammortizzatore cagliava regolabile nel precarico, molla ed estensione. Un forcellone di braccio in alluminio che garantisce un'escursione della ruota posteriore di 200 mm. Al posteriore è montato un cerchio a raggi in alluminio da 17 pollici con Pirelli Scorpion Rally STR 170/60/17. Un'occhiata anche ai freni. All'anteriore un disco da 330 mm con pinza Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie con ABS di serie. Al posteriore invece un disco da 245 con pinza flottante a un pistone con ABS di serie. La capacità del serbatoio è di 13,5 litri e il peso a secco della Desert Sled è di 191 kg. Prezzi a partire da poco meno di 11.000 euro. Posizione in sella, perfetta per farvi affrontare qualsiasi tratto fuoristradistico dal più semplice al più impervio. Lì davanti c'è una griglia che protegge in maniera molto saggia il prezioso faro a LED, per cui neanche i sassi più bastardi o i rami più infidi riusciranno a creare dei danni a quel bellissimo faro circolare. Il pneumatico anteriore è una ruota tassellata montata su un cerchio da 19 pollici, una tassellatura intelligente perché avrà un ottimo grip in fuoristrada e non sarà troppo fastidiosa invece sui tratti asfaltati. E poi davanti a me guardate che meraviglia questa forcella che è completamente regolabile. E poi ancora uno sguardo al telaio che, vi ripeto, è stato completamente rinforzato e al quale sono ancorate le pedibelle. Poi guardate anche il telaio che porta al forcellone posteriore che è stato decisamente allungato per una miglior guida fuoristradistica. E allora, anche se non abbiamo a disposizione i deserti californiani, non siamo più negli anni 50, Ducati ha pensato a noi con questa fantastica Desert Sled. Il mio consiglio: fate un salto da Ducati Monza a provarvela, perché come me ne rimarrete assolutamente estasiati. Ducati Monza e Ducati Desert Sled. Yeah. Let's go! Get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. Little bit of humble, little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Trust